Ciao a tutti ragazzi, siamo da EXT in provincia di Vicenza, nella loro sede dove fanno praticamente tutto. Sono qui con Franco Frattoni, il direttore tecnico. Ciao Franco. Ciao. Oggi vogliamo farvi vedere come i prodotti nascano proprio qui, cioè sono prodotti made in Italy, perché qui abbiamo la produzione, l'assemblaggio, ma soprattutto i fornitori sono qui nel raggio di 50 km, quasi tutti, giusto? Sì, il 90% sono qua vicino a noi. Quindi è un vero made in Italy. Ma adesso Franco ci porterà a vedere cosa fanno qui. Ok Marco, allora qui siamo nel nostro controllo qualità, facciamo varie tipologie di controlli su praticamente tutto quello che noi disegniamo e che poi produciamo. Ci sono delle variazioni sulle percentuali, quindi quando un nuovo prodotto allo stato di prototipo viene fatto un 100% di controllo qualità su tutte le quote che sono state indicate, poi pian pianino, a seconda delle varie criticità del prodotto e delle percentuali vengono stabilite per fare i controlli. Di fatto, come vedete in questo momento, qua ci sono delle molle. Le nostre molle non vengono prodotte in Italia, vengono prodotte in Germania da una delle aziende più capaci nel settore del motorsport. Fanno tantissimo prodotto sia per macchine da pista che da rally. Qui abbiamo una serie di pezzi che sono in controllo per fare delle misurazioni, dei controlli vari su dei pezzi nuovi. Abbiamo questo tipo di strumentazioni che servono a guardare molto in dettaglio i particolari, tipo i filetti, gli angoli, gli smussi, una macchina per fare le misurazioni 3D di pezzi un pochettino più complessi, come potrebbero essere le teste degli ammortizzatori, classici misuratori, comparatori, calibri, alesametri, macchine a controllo visivo. Questa fa un 3D ottico, per cui si mettono dei pezzi che normalmente sono molto piccoli e difficili a volte da misurare all'interno, e questa macchina riesce a darci dei valori molto importanti. Abbiamo un microscopio, qui c'è un durometro per fare le prove di durezza sui vari prodotti, per cui riusciamo a vedere un pochettino nel complesso tutte quelle che sono le varie dimensioni del prodotto che noi abbiamo disegnato, e soprattutto mantenerle poi con gli standard che vogliamo in produzione. Bene, e qui potete vedere è uno degli ultimi investimenti che abbiamo fatto, non che aiuti nella produzione di ammortizzatori migliori da un punto di vista della qualità o delle performance, ma di certo nella gestione del prodotto durante le varie fasi di preassemblaggio e di montaggio. In questo caso ci sono tutta una serie di particolari che sono destinati all'istoria, e poi là in fondo si vedono anche pezzi che sono destinati all'aria. Ecco. Come vedete, praticamente noi siamo in grado di gestire il nostro magazzino in uno spazio molto limitato, dove le quantità comunque all'interno sono molto grandi, e di avere un completo controllo di quelli che sono i pezzi a magazzino e di quello che viene utilizzato. Anche perché noi abbiamo un processo di controllo e di tracciabilità, siccome usiamo degli standard dell'automotive, dove sei costretto, volente o nolente, a tenere tracciabilità per 10 anni del prodotto che costruisci, praticamente anche il settore MTB, segue le stesse dinamiche, gli stessi processi. Questa è una zona che è un pochettino isolata dal resto della nostra zona di montaggi, è perché è molto molto specifica e molto dedicata. Qui viene di fatto assemblato uno dei pezzi più importanti affinché il nostro ammortizzatore, e non parlo soltanto dell'MTB, ma tutti i nostri ammortizzatori, per funzionare bene questo particolare deve essere montato con tutti i crismi e poi deve passare una serie di test. Qui difatti vedete ci sono due macchine che noi chiamiamo flow bench. Di fatto sono due macchine, una a controllo elettronico, l'altra manuale, che utilizziamo perché alla fine del montaggio di ogni lotto di produzione ogni singolo pezzo viene provato su queste macchine qui con dei parametri molto specifici. Normalmente sono flusso, quantità, flow rate come si chiama, o pressione o e pressione.
E se i valori che troviamo sono come da nostre specifiche, le valvole passano poi in produzione per essere montate, altrimenti ricevono un no e ritornano per fare la fase di montaggio e andare a controllare cosa eventualmente non è stato fatto in un modo corretto. Questo è fatto sul 100% del nostro prodotto per tutti i prodotti che andiamo a montare. Qui siamo in una delle zone di montaggio degli ammortizzatori. Una cosa molto importante è che noi abbiamo tutti i nostri tecnici che sono capaci di montare qualunque dei nostri prodotti. Per cui qui vedrete che ci sono prodotti da MTB, ma prodotti anche da motocross, in moto e a seguire anche altre tipologie di applicazioni. Come avviene le varie fasi di montaggio? Normalmente vengono forniti ai tecnici dei pre-assembly o dei kit che poi diventeranno dei preassemblati con un codice dedicato per poter montare una tipologia di ammortizzatore. In questo caso è probabilmente un metrico, ci sarà indicata senz'altro la lunghezza sull'ordinativo che è stato mandato in produzione, per cui qui ci sono a montare 10 pezzi di un ammortizzatore che è da 2,30x65, esempio. Noi qua con questo sistema gestiamo sia lotti importanti che lotti piccoli, anche perché stiamo cercando di portarci a lavorare con consegne in time e anche quindi di muovere e soddisfare in tempi molto brevi richieste varie dai vari distributori in giro per il mondo. Qua, esempio, si sta facendo il montaggio del lock, che è il nostro sistema per facilitare la pedalata, per cui 10 ammortizzatori, 10 lock che si sta montando e di fatto qua poi dopo c'è il prodotto finito. In questo caso è l'Historia, che era nato praticamente in una scatola come quella ed è finito, è diventato come questo, e questo si vede proprio che è finito perché qua ci sono i risultati, Alice è il nome del tecnico e magari dopo la vediamo, i risultati delle prove al banco, perché poi vedremo ogni singolo ammortizzatore che noi costruiamo qui, ogni singolo, va al banco e deve rispettare determinate caratteristiche. Qui vediamo che dove c'è un numero in rosso c'è qualcosa che non va e che deve essere rivisto. Ecco, tornando un attimo al discorso che noi facciamo tutto qua, ecco, questo di fatto è l'unico pezzo che noi non produciamo, ma non qua, non lo produciamo in Italia, come nessuno lo può produrre in Italia purtroppo. Noi lavoriamo con Ducati sulla MotoGP e conosciamo i loro fornitori, eppure neanche i loro fornitori sono in grado di fare questo prodotto qua, sei costretto a farlo fare in Asia. Noi abbiamo trovato un partner tramite la Toyota Motorsport con la quale lavoriamo che ci ha fornito il nominativo del partner che loro hanno in Cina che lavora il magnesio, per cui questo è il pezzo che viene dalla Cina per noi, sui nostri disegni, poi le lavorazioni invece le facciamo fare qua da noi. Qui potete vedere una cosa che è molto diversa da quella che avete visto fino al momento, perché là abbiamo visto tutti gli ammortizzatori di dimensioni molto piccole, questo invece è l'ammortizzatore più grande che costruiamo, che è un ammortizzatore per i buggy, le macchine che corrono la Parigi-Dakar. Questo è un manichino che stiamo verificando dopo che l'ufficio tecnico ci ha dato le indicazioni per l'ultimo Can-Am in versione Pro, che è l'X3 Pro version, uscito da poco, che sarà omologato nei prossimi mesi per correre in giro per il mondo, e appunto stiamo verificando che tutti i componenti come disegnati siano diciamo ci diano il risultato finale in termini dimensionali. Ecco, per cui qua vedete il gruppo testa serbatoio che è 20 volte più grande di quello della bici, e questo è il suo tubo. Ecco, il pistone, ecco, che se uno prende un pistone nostro delle bici si rende conto che è esattamente uguale, questo è soltanto più grande, perché le tecnologie che usiamo sono... E Ilaria è, anche se una delle più piccole qua, più piccole in altezza, al di là che è motocrossista,
è quella che normalmente si occupa di montare e anche di seguire i test di sviluppo. Oltre che fare prodotti per il motorsport o per MTB o altre cose, noi facciamo anche prodotti a volte per altre tipologie di industria dove servono comunque dei controlli o ammortizzatori o degli attuatori vari. Questo è un prodotto che noi facciamo ormai da anni per la Technogym, che è leader nel settore delle macchine da palestra, e di questi ne produciamo qualche migliaio ogni anno, e come vedete praticamente la tipologia di montaggio di processo è esattamente uguale a quella che avete visto prima. In questo caso però invece di essere 10 ammortizzatori sono 300, ma il metodo, il sistema è uguale per tutti. Allora, qui siamo arrivati, ci stiamo spostando da tutta la parte manuale a una ricerca di automatizzare alcuni processi. Questo è Jimmy, l'abbiamo chiamato così, è una macchina multifunzionale, un robot che si occupa, in parte lo fa già e presto lo farà in modo completo, di una serie di premontaggi. Qualcuno dirà sì, ma perché farlo fare ad una macchina? Preferiamo utilizzare i tecnici che abbiamo a fare cose dove è molto importante la loro manualità e la loro esperienza nell'utilizzo poi di altri strumenti, piuttosto che investire il loro tempo a montare dei semplici o-ring o dei pezzi molto ripetitivi che tra parentesi poi annoiano anche e uno perde la concentrazione. Per cui non è una ricerca di fare più produzione, è soltanto una ricerca di far fare alla macchina una cosa che la macchina può fare bene e dedicare invece il tempo delle persone a fare dei lavori più intelligenti. Come dicevamo prima, ogni nostro ammortizzatore prodotto e forcella vanno ad un banco prova. Banco prova è uno strumento, come altri, per fare delle misurazioni, perché è molto importante avere dei numeri, perché i numeri quantificano molto spesso, anzi direi sempre, vari valori, varie caratteristiche e anche le performance e la qualità del prodotto. Per cui dopo che è stato fatto il montaggio finale, noi abbiamo questi banchi prova sui quali vengono provati ogni singolo ammortizzatore. Hanno dei valori standard da rispettare, facevo vedere prima che esempio in un lotto ce n'erano uno o due che avevano un segno rosso, per cui vuol dire che alcuni parametri, alcuni valori non sono conformi agli standard che volevamo. Quindi è il miglior strumento possibile per poter quantificare se le qualità e le performance del prodotto vengono rispettate durante il montaggio, prima che vada al cliente. Allora, qui è il nostro reparto R&D, quindi ricerca e sviluppo. Praticamente qualunque cosa disegniamo, prima di essere messa in produzione, entra come prodotto, diciamo, finito ma da verificare in questo reparto qui. Abbiamo dei banchi elettromagnetici, sono direi la massima espressione tecnologica che si possa oggi acquistare per fare tutte le prove sia meccaniche di stress e anche qualitative sul prodotto. Questa macchina riesce ad arrivare a 6 metri al secondo, che serve per poter fare simulazioni pratiche dell'utilizzo di una forcella, che può essere sia da motocross che da MTB. Quell'altra la usiamo per fare prove di forza, quindi di stress, affidabilità, ammortizzatori montati con le molle. È una macchina un pochettino più grande, si vede, perché ha la capacità, diciamo, in forze molto più importanti. Alessandro è uno dei tecnici che normalmente lavora in R&D. Oggi due sono all'esterno perché stiamo facendo dei test a finale ligure. Ecco. E qui avrà un programma per fare qualche prova importante per degli ammortizzatori. Onestamente non so per che cosa, ma non importa. Ecco. E Alessandro è, tra parentesi, uno dei tecnici che ha visto nascere i primi ammortizzatori MTB. Ecco, difatti, no, ho perso quasi tutti i capelli dagli spaventi che ha preso. Bisogna dire però che Alessandro ha ottimi gusti musicali, perché anche ah, beh, sì, è quello. Infatti, canto di cappello, finalmente qualcuno che ascolta la musica giusta. Non c'è nessuno malato, ma stiamo cercando di vedere se abbiamo dei prodotti che eventualmente presentano delle malattie, per cui li mettiamo in quarantena. Ma vengono messi in quarantena praticamente tutti i montaggi di lotti che vengono fatti
in un certo periodo di tempo. Quindi qua si possono vedere le date di quando sono stati prodotti e a seconda del prodotto sono stati stabiliti dei tempi durante i quali il prodotto rimarrà in quarantena per andare a verificare prima di poterli poi mettere nelle scatole della spedizione se non ci sono delle anomalie. Normalmente le anomalie che puoi vedere dopo una quarantena sono prettamente due tipologie, delle perdite di olio o delle perdite di gas. Ecco, perdite di olio e gas, una è una prova manuale o a volte mettendolo sul banco nuovamente fare una prova per registrare il valore di pressione che c'è all'interno dell'ammortizzatore, l'altra invece è una prova visiva per vedere se per caso c'è qualche macchia o qualche alone di olio. In questo caso il prodotto viene nuovamente immesso in produzione per le eventuali verifiche e riparazioni. Bene Franco, grazie mille di tutte queste spiegazioni. Ragazzi, se avete delle domande non esitate a farle qua nei commenti, perché comunque noi siamo in contatto con XT, quindi saremo pronti a rispondere a tutte le domande e i dubbi. Tra l'altro state sintonizzati perché abbiamo dei loro prodotti da testare e ne usciranno alcuni di nuovi fra poco. Quindi Franco, grazie ancora di tutto e ci vediamo alla prossima. Beh, io ringrazio molto della visita, dell'interesse che state dimostrando per i nostri prodotti. Spero che sia servita questa breve carrellata a far capire un pochettino meglio come noi funzioniamo e quello che noi siamo. Di certo, come hai detto, rimanete sintonizzati, come si dice, perché ci saranno diverse novità nei prossimi mesi. Bene, grazie mille. Ciao a tutti. Ciao.